Franco Secone utilizza materiali naturali e della terra, un linguaggio artistico che gli ha permesso di esprimere il desiderio di positività e nuove opportunità anche in presenza dell'emergenza Covid. Covid ci ha cambiato la vita. Io avevo proprio, diciamo, interesse, tra virgolette, di trasmettere qualcosa di positivo, anche trasformandolo. A marzo 2020 lo volevo vedere quasi morto. Allora che cosa ho fatto? I canoli non li ho messi tutti e poi l'ho spaccato e nelle spaccature ho fatto uscire la luce che sarebbe la rinascita. Dall'arte raku fino a pitture con acrilici su tele particolari. Io prediligo la tela di Utah, mi serve la matericità. Devo strappare, devo vedere oltre. Appena trovo il bello, lo allargo, lo ricucio in senso contrario, purché non mi si richiude. Franco Secone è già al lavoro per la stagione natalizia dell'associazione culturale Il Cenacolo delle Emozioni di Città Sant'Angelo, di cui è vicepresidente. Abbiamo in programma, diciamo anche nel periodo natalizio, di far sì di far conoscere anche artisti locali e di promuovere la cultura.